Eppure le stagioni passate, ancora prima che finissero i campionati, c'era già gente che si sapeva che giocava un'altra squadra. Sì, quindi poi sì, insomma, alla fine. Certo. Sì. Si è provato. Io penso che per il ritiro di Auronzo le cose, la squadra sia già fatta, no? Oddio. Fortunatamente la Lazio c'era un vantaggio da questo punto di vista. Faranno almeno. Però per il ritiro da Auronzo non potrei aggregare i giocatori a meno che non siano. Purtroppo avevamo programmato questa pausa. Facciamo finire Alberto. Coppe in un altro momento, ma insomma dovevamo. Dicevi Gianfranco? Che per il ritiro da Auronzo non potrei aggregare i giocatori perché appunto partono. Il ritiro parte dal 24 agosto, la finestra di mercato parte dal 1 settembre, a meno che non siano svincolati, quindi non li potrai portare, almeno questo è quello a livello di regolamento. Vabbè, però questo comunque sarà un fattore che andrà a incidere un po' su tutte le squadre che su tutte, sì. Su tutte. Poi, addirittura chi avrà le coppe ancora peggio chi ne riuscirà a arrivare in fondo non lo so, sarà tra virgolette un disastro, non avrà poi finiscono le competizioni, partono questi mini ritiri e subito dopo, durante questi mini ritiri, i giocatori convocati dalle nazionali se ne rivanno perché ci sono delle partite delle nazionali all'inizio settembre, quindi sarà ancora tutto un work in progress. Guarda, mi tocca dare ragione a Sberna, ma possibile, sta americana ha preparato in funzione questa l'abbiamo registrata, attenzione, questa è una frase di una certa importanza. Alberto la solita scemenza, cioè, nel senso non mi ci trovo totalmente d'accordo perché tanto poi alla fine c'è stato. No, con la dichiarazione stessa, no. Quindi di conseguenza anche con Alquadi. Aia. No, ma perché ci stanno. Adesso stanno a ricominciare a giocare, però. Ma ci stanno, però. Poi finisce il campionato il 3 agosto, ci stanno un mese che ti rifermi. Sì, allora, si riferma. Allora ti dico che la Lazio entrerà in forma vedendo le ultime 9 giornate a metà ottobre. Perché poi quando facevo il discorso che il problema secondo me è stata la preparazione e anche la forma fisica, voglia che Inzaghi dice siamo tra le squadre che correvano di più nelle prime partite, è palese che non sia così, perché la Lazio è una squadra fisica ed entra in condizione dopo almeno un mese e mezzo. Guardiamo quest'anno. Ma hai capito male, lui vuole dire nella prima partita, nei primi 30 minuti. Ah, ok, perché se tu guardi Marco non ce la fa pure quando vinciamo 5-1, deve dare giù al mister. No, io no, un giorno gli vado lo porto qua, gli è de nascosto, lo metto nella porta appena inizia a parlare male, lo faccio entrare qua in studio, voglio vedere che gli dice in faccia. No, ma guai a chi me lo tocca Inzaghi, io l'ho sempre detto, sto dicendo soltanto che è palese che la Lazio, essendo una squadra fisica, ha bisogno di più tempo per entrare in condizione, ma sono 4 anni che lo diciamo, perché sono 4 anni che la Lazio fa così. La cosa che mi ha dato fastidio è che stavi a un punto dalla Juventus, io come tutte le squadre che si sono preparate alla morte, guarda Milan-Atalanta. Milan-Atalanta hanno fatto un determinato tipo di discorso. Ora, al di là del fatto fisico, che siano ci sono delle squadre che hanno fatto come noi o peggio di noi. Guarda la Juventus, però però la Juventus, ma la Juventus ha già 30 giocatori di un certo livello e se lo può permettere, noi no. Sì, però la Juve ma Juventus è andata avanti. La Juventus, le prime 5 delle partite, è andata avanti. Il gol di Palma, perché tu doveva guardare. Perché se c'è parte di Milan-Atalanta, dimmi altre squadre che stanno peggio stavano peggio di noi, o meglio di noi. Nessuna, però continua. Il Napoli, l'Inter. Vabbè, Napoli ha fatto un inizio. Sì, ma Napoli ha fatto un inizio dopo lockdown a 2000 all'ora. Allora. Vabbè, è andata bene, quello che vuoi. Il rammarico secondo me, per essere arrivati al ritorno dal lockdown in una certa maniera, dal mio punto di vista rimane, e penso che sia un dato oggettivo. Vabbè, quello rimane a tutti, il rammarico, però è stata una situazione talmente paradossale e impensabile e improgrammabile, perché io non posso preparare una squadra pensando che poi ci sarà un fermo dei 3 mesi, quindi invece ti fa una rosa come quella che gioca una volta a settimana. No. La Lazio è quella che ha avuto più infortuni rispetto a tutti i titolari. C'è 4-5 giocatori e quelli che finché a tutte le altre, leva del Milan e l'Atalanta, e quelli finché ce l'hai avuti, perché senza Gomez, senza Ilicic, senza Patalic. Noi leviamoci di queste.
Vero, vero, però dobbiamo anche avere la l'onestà di dire che qualcosa non ha funzionato, perché certo. Vulic che si ferma, si opera, non ritorna più, la Lazio. Leiva che però si opera e c'ha il ginocchio di nuovo gonfio, qualcosa, sì, però era qualcosa gestibile. Non è andato, però era gestibile. Non è andato, qualcosa non sicuro. È andato, però e ripeto, la Lazio togli Leiva e Vulic, la Lazio sono due giocatori di quella caratura. Sono infortunati che già c'erano a febbraio. Con il buon Parolo che quindi faceva da flangiflutti, sai, finché incontri il Torino, bene o male. Però sono d'accordo no. con Gianfranco sul fatto che se tu questo me lo sbagli in un campionato normale, allora io mi fermo e dico fermi tutti, che state facendo, avete fatto degli errori che non, cioè mi devi dare una spiegazione. Purtroppo hai fatto sicuramente degli errori, perché sono stati fatti degli errori in una fase in cui era tutto un punto interrogativo, non si sapeva quante volte l'abbiamo detto, chissà anche, come si ricomincerà. Ma anche nella gestione atletica anche se sono stati fatti certo. degli errori, ma io non mi sento di condannarli, perché comunque no. mi trovo davanti a una situazione mai successa. Io preparatore atletico, esatto. qualsiasi figura che si occupa di queste cose, comunque devo gestire una situazione per 3 mesi fermi e si rinizia, quindi è chiaro che ci sarà stato qualcosa di puoi programmarlo, certo. puoi inventare delle cose, però certo c'è chi sì, l'ha sì. fatto meglio e chi l'ha fatto peggio, ma in una situazione del tutto inaspettata, imprevedibile, quindi comunque dai, no, vi voglio fare, cambiamo discorso, così Marco si rasserena, che lo vedo che si è rabbuiato, si ha no. cominciato a tirare le freccette sulla cominciato a tirare le freccette sulla foto di Inzaghi e questo no, assolutamente no. Allora, anzi mi sono oggi rasserenato. Oggi è 27 luglio. A chi facciamo i gli auguri di compleanno, Antonio? Ti sei preparato? No, hai studiato? Mi sono preparato, mi voglio proprio. Che miseria, rientriamo in studio dopo 3-4 mesi. Niente, no, non mi studi. Era una rubrica più da lockdown, non mi studi. Di compleanni, capito? Quindi, dai, però... giocatore albanese, nato nel 1983. No, Lorizzano, okay. 37 anni. Ok, rifatto in corso dopo. È uno leggermente più importante, perché comunque è un campione d'Italia con la Lazio. Ha qualche anno di più, però comunque. Oddio, no, perché Lorizzano oggi ci ho fatto caso sui social. È Sergio Petrelli, classe 1944. Non lo sapevo, perché non è molto social, ecco. Niente, questo cartellino rosso. Vabbè, pure per via dell'età ci mancherebbe, però sicuramente nettamente più importante. Auguri, buon compleanno. Per quanto riguarda le partite giocate oggi, naturalmente essendo 27 luglio, anche se col fatto che c'è il campionato ancora adesso ci sembra che sia la stagione in corso, quindi una cosa normalissima in questo periodo, chiaramente, cioè, si trovano solo amichevoli estive contro o l'Auronzo di Cadore o queste cose qua. C'è un Lazio-Marsiglia del 2005, sono tutte dell'Intertoto. Perdemmo 1-3, partite particolari. 1-1 all'andata, 3-0 al Velodrome, 1-1 in casa, che segna Niang, mi pare. Niang, però al ritorno, no, all'andata al ritorno. Segna Di Canio. E tipo Meite, però non, è, non è il Meite, no. Island. No, vabbè, meglio 2005, sì, 2020. Ah, okay. Qualcuno ancora resiste, magari i giocatori che sì, giocavano sì, nel per 2005. Cioè. Però, okay. Però per la gioia di Alberto volevo dire che stasera il Chievo ha vinto e si sta per garantire un posto nei playoff. Quindi volevo un volevo un commento di Alberto su questa cosa. Sì, Alberto, un annataccio al Genoa, lo stai a caricare, lo stai a caricare, no. Quello no. E vorrei dire che insieme all'Europa ci concentreremo pure sui playoff. Crotone è ufficiale, no? Benevento e Crotone sono ufficiali. Sì. Io ancora non ho perso la speranza matematica del Genoa. Iniziano a essere tanto ancora. Anche del Lecce. Iniziano a essere diversi. Sì, sì, anche se poi invece, diciamo, per quanto riguarda i playoff, si prospettano tutte squadre comunque del nord, ad eccezione del Frosinone, che ad oggi resiste con l'ottavo posto. Giocavamo stasera, mi sembra. Sì, ve le dico. Sì. Come sai i risultati? Infatti, il Chievo ha vinto a Benevento. Il Frosinone che ha fatto? Il Frosinone è stato sconfitto a Crotone. Ah, questa è tosta. Ha promosso Crotone, sì. Questa è tosta. Il Cosenza ha vinto 5-1 a Empoli, garantendosi comunque ancora la possibilità di giocare. Pure l'Empoli era in corsa, ne ha presi 5. Sì, pure lì un po' di partite strane. Ha vinto 4-1. Cosenza, Empoli. 1-1.
cose. No, 5. Quindi ci stanno. 5 addirittura. Ah, no, ma manca ancora una giornata. Manca una giornata, sì. Quindi tosta, in attesa degli ultimi 90 minuti, Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Pisa e Frosinone giocherebbero i guardate la Salernitana e l'Empoli rimarrebbero fuori. Stranamente la Salernitana fuori. E è l'ultima giornata con lo Spezia, quindi comunque non è semplicissimo. Beh, lo Spezia pure ma fuori la Salernitana non c'è proprio interesse dei falli. E invece per quanto riguarda le retrocessioni, allora Livorno e Trapani già sono andate pure di quest'abbia. Il Trapani con la vittoria di stasera può ancora sperare in un posto nei playout. Trapani e Juve-Stabia possono sperare nei playout, però ad oggi sarebbero retrocesse. Poi abbiamo il Cosenza e il Pescara che giocherebbero il playout. Vabbè, naturalmente qui non la simpatia di oggi del Cosenza. Però Albe, Genoa e Chievo insieme, però almeno Livorno e Pescara se arriviamo pure dalla Serie B volendo. Vabbè, almeno il Livorno solo se non giocate proprio dai professionisti, penso. Probabilmente sì, vabbè, ha avuto una bella ora gioca con, società, gioca con i primavera economicamente sì hanno avuto. Sì, il Pescara sì, potrebbe essere questa sorpresa, diciamo, però l'ultima giornata sarà decisiva il Chievo, ecco, Chievo Pescara, anche perché deve sperare che Cremonese e Perugia non facciano punti anche vincendo il Pescara, perché se il Pescara vince e Perugia e Cremonese fanno punti arriva a 45 e non gli basterebbe. No, ora è andato a 45 stasera il Pescara con la vittoria di stasera e c'ha il Perugia a 45, però credo lo porti Il Perugia ha perso, giusto, giusto. Differenza reti, e c'è anche l'Ascoli a 46, Venezia 47 e la Cremonese che ha 48. Ha vinto, quindi stasera la Cremonese, Sì. Beh, è una bella lotta, l'ultimo turno di Serie B lotta. È tosto, è sempre stato un bel campionato quello di Serie B, perché è molto difficile, cioè tutte hanno ancora degli, eccetto il Livorno, il Benevento, il Crotone, tutte hanno ancora degli interessi, quindi sì, ma pure squadre insomma come Chievo, Empoli, Frosinone stanno facendo fatica comunque. Sì, erano parecchi anni che non, fino all'ultima giornata non c'erano tutte le squadre che c'hanno interessi, è perché di solito a metà tre quarti già una parte delle squadre già. Almeno per ora nelle neopromosse non ci sono squadre che erano retrocesse l'anno prima, quindi e potrebbe anche praticamente consolidarsi questa cosa, perché poi comunque c'è solo il Chievo, il massacrante, sì sì, 22 squadre, quindi quest'anno sono 20, quest'anno non so, 22 no, hanno ridotto, vabbè, una cosa auspicabile, perché pure la B a 22 era diventata un po' una forzatura. 20 squadre, 19 per 2, sì, beh, massacrante, è una bella maratona. Sì, la Serie B sì, ci ha sempre abituato a dei ribaltoni fino all'ultima giornata, delle sorprese, assolutamente, quindi vedremo chi sarà questa terza squadra che salirà nell'Olimpo del calcio. Bene Renato, ecco questa conquista finale, bene Renato, ti diamo la buonanotte e ti ringraziamo per essere stato con noi. No, grazie a voi, perché io sono sempre stato con voi, abbiamo in questi mesi in voce, insomma, vi ho sempre seguito, sì, leggiamo i tuoi messaggi, come è sempre un piacere ascoltarvi anche in diretta. Poi vorrei ricordare ad Antonio che noi abbiamo fatto un voto, No, abbiamo creato un'alternativa, un nido delle aquile molto differente, differente, entriamo nei particolari, arricchire questo voto, perché non sono radiofonici. No, vedi tu, io sono a Torino. Bene Renato, bene, grazie Renato, va bene, un abbraccio, ci sentiamo presto. Sì, grazie, un saluto a tutti, al grande Gianni Brera, all'amico Antonio, Albertone e il comandante. Ciao, che il comandante è sempre nel mio cuore. Grazie Renato. Ciao ragazzi, un abbraccio, e speriamo di Forza Lazio. Speriamo di riuscire a vederci. No, ma poi ci stavo a pensare adesso, Renato. Noi a marzo Lazio Bologna, qualche prima ci stavamo organizzando per Torino, è successo quello che è successo. Mannaggia, davvero. Mi ero preso pure i giorni al lavoro, quindi guarda, veramente una cosa incredibile. Mamma mia, veramente, è stato ce la faremo, ce la faremo. Dai.
ci riproveremo. Ce la faremo, ci riproveremo. Sicuramente avremo modo di vederci, Renato. Dai, devi venire a Roma perché devi stare in studio con noi almeno un lunedì, quindi.